No, cioè ragazzi, si è buggato il gioco, è la prima volta che me lo fa. Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova serie che porterò sul mio canale. Tu dici, ma di cazzo sta parlando PS2? Quale cazzo di serie sta dicendo? Ma soprattutto, ma chi cazzo è PS2? E ti rispondo a queste tre bellissime domande. Allora, se non hai visto la foto, vai su Instagram immediatamente e vai a vedere. Uno. La seconda domanda, chi è PS2 Forever? Boom, non lo so nemmeno io. È un cretino che sta sotto i ponti là. È uno scemo, insomma. Tre, non mi ricordo la domanda, ma ti rispondo. Hai ragione. Boom, non lo so. Ragazzi, andremo a portare un gameplay di Assassin's Creed Identity. Yeah, ecco ragazzi, probabilmente aggiusterò il video perché si vede la cazzo di cane. Ecco, me se n'era andato Mobizen, cioè l'applicazione che sto registrando. Oddio, non dovevo pubblicizzarlo. Vabbè, non va niente. Basta un Genifindus, mi raccomando. E niente. Se la connessione non mi abbandona, potremmo portarlo. Perché questo gioco, vi ricordo, sì, questo gioco si gioca, scusate il gioco di parola, appunto, questo gioco si gioca solamente con internet, penso, perché ancora non ho provato senza internet, quindi non lo so, ma penso che si gioca con internet. Comunque ragazzi, se mi sentite un pochino con la voce un pochino andata giù di morale, no, del solito, è perché sono un po' raffreddato, un po', parecchio un po'. Ragazzi, guardate un po' in alto a sinistra come si chiama il personaggio, l'assassino 50i77O, PS2 Forever, sotto la mascura. Perché la mascura? Perché è personaggio che ho scelto, perché all'inizio si doveva scegliere quattro personaggi. Allora, furtivo, che ho scelto il mio, furtivo. L'altro era attacco proprio alla pazzia, tipo Joker. Il terzo era PS2 Joker, cioè un po' acciottia e un pochino specializzato. E quarto, non mi ricordo come cazzo era, però era peggio. Ragazzi, ci sono due mappe. Allora, Forlì, boh, non so, è la quale che io ancora non sono arrivato, è Italia, vabbè, Italia. Questo qua dice, perché questo non è una mappa? No, non è una mappa, è un tutorial. Sì, ragazzi, hanno fatto un livello con solo tutorial. Vabbè, passiamo avanti, ragazzi. Ho l'inventario, cioè, tutto è nell'inventario, sì, ma io ce l'ho più bello. Se vuoi tu, ce l'ho più bello l'inventario. Allora, ragazzi, qua come ben potete vedere ho fatto già degli spostamenti, ma niente di che, ho cambiato solamente le spalliere perché avevo questa qua verde che è 29 di potenza e questo qua invece da 50, grazie al cacchio mi metto quello di 50. Infatti, se notate in basso a sinistra c'è scritto, ci sono quattro disegni: un pugno, una più, una siringa. No, scherzo, è una spada più o meno. È uno scudo. Ragazzi, il pugno rappresenta la potenza. Infatti, ho di 367 di potenza, cioè poco, faccio schifo. La più è la vita. Ed è 98, quasi 100, dai, ce la possiamo fare. La spada 27, cioè la spada raffigura la forza. E lo scudo, vabbè, lo scudo. La difesa che ne è 112. Ragazzi, ci sono vari tipi di tanti attrezzature diverse. I verdi, ancora non so cosa rappresentano i colori, vabbè, penso che i verdi sono quelli buoni, il blu quelli medi e i grigi quelli schifosi, penso, non lo so se sbaglio. E questo c'è una più, wow,
No, 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 non la voglio comprare. Ah, ragazzi, si può pure vendere. Poi non le vendo perché si è perso. E si dice, perché non le vendi? Si è perso, vabbè, perché ti prendi i soldi. No, ragazzi, c'è una nuova, diciamo, specialità, insomma, dai. Poggia, ecco, poggia, che cazzo è questa poggia? Tutti, gli oggetti che, non ti, che ti fanno schifo al cavolo, invece di buttarli, li puoi forgiare e creare una nuova arma. O indumento, quello che cazzo esce. Perché non c'è, io faccio aggiungere la forgia e non mi dice che cazzo esce. Ragazzi, se io faccio un solo oggetto e faccio forgia, mi esce 6333. 13. 33, cazzo, 33. E però io, siccome non ne ho 6313, aggiungo gli altri. Più aggiungiamo e più il prezzo abbassa, insomma. Quando è completo, praticamente paghiamo una cazzata dei soldi del gioco. Ecco, metto questo e faccio forza 313. Cioè, da 6.000, cioè tutti questi qua hanno cacciato 6.000 monete. Io faccio ok. Vediamo che caso mi esce. E mi è uscito un stivale a strati, boh, non so che cosa serve. Ok, e l'abbiamo, ragazzi. Questo qua va di patente 59. Se mi serve, li uso. Se non mi serve, li forgio insieme agli altri tre. Perché ricordo che ogni colore deve forgiare più oggetti a disposizione che servono per forgiare. Allora, da me erano 65. Ok, ciao, stivale. Ci vediamo l'anno prossimo. Questo qua 40, il mio 40, vabbè, per un cazzo. Qua 52, vabbè, questo qua 60, vabbè. No, 54, c'ero quasi. Siccome non ho che, non so che caspita fare, ma andiamo nella storia, ragazzi, perché sono andato molto avanti. Io faccio forgia i blu, vedi? I blu hanno più alimenti, sì, vabbè, più elementi da forgiare. Per esempio, se io faccio questo, non ne riempio questi due, faccio forgia, mi escerà un 9.000 ora faccia di tefonno fare rote e 9.625 monete. Ma io, siccome ne ho 1.925, penso che proprio non ce la faccio. Quindi, cacciamo sti benedetti. E andiamo nella storia, ragazzi. Ah, vabbè, vi faccio vedere pure le abilità. Come tutti i giochi di Assassin's Creed hanno le abilità che poi man piano si sbloccano. Ad esempio, al terzo, diciamo, io lo chiamo scompartimento. Vabbè, alla terza riga c'è scritto: per sbloccare usa altri 6 punti esperienza o abilità. E appunto, io, siccome ne ho uno, se ne consumo uno, dice usa altri 5 punti abilità. Infatti, vediamo che cazzo. Vabbè, non posso, non posso. Vediamo questo. Tanto per. Ma non posso nemmeno. Vediamo quest'altro. Ma vaffanculo. Ecco come vanno i soldi a io. Sì, vabbè. Vabbè, lasciamo stare, ragazzi. Ah, ecco. Non so che cosa ha fatto. Ah, ecco. C'erano questi qua. Me ne ricordavo 4, ma vabbè, posso diventare 3. C'era il ladro. Il mio. E il guerriero. Però io ho usato il 3. Il secondo e il terzo, non mi ricordo. Vabbè, ho usato quello furtivo, là. Insomma, facciamo campagna, ia, oh, nella vecchia fatto, ia, oh. Ragazzi, vabbè, mi sono spaventato, ma ho sbloccato un nuovo livello che non farò, naturalmente, non ve lo faccio vedere. No, vabbè, scherzo. Pian piano vi faccio vedere i vari livelli. Andiamo al primo livello, giusto, che cazzo è sto coso? Wow. Andiamo nel primo livello giusto per mantenere la storia, per farvi capire un po' che cazzo succede nella storia. Vabbè, certo, cioè lo saprete la storia di Assassin's Creed. Che cazzo è sto coso? Ladro, vabbè, inizia, iniziamo e basta. Vaffanculo, te, puh. Brutto bastardo, ladro di merda. Vabbè, ragazzi, no, iniziamo la storia giusto per no, io inizio la storia giusto per farvi capire un po' la storia e arrivare al punto dove sono io. Naturalmente io ora non continuerò la storia perché voglio continuare insieme a voi. E infatti però ogni livello, ogni video un livello. Se sempre se la connessione me lo permetterà. A wifi non è tanto forte, però.
Speriamo. Mai dire mai. E niente, ragazzi, spero che questo video vi piaccia pure il gioco. Ah, questo video, questo video, questo gioco lo potete trovare su Play Store a pagamento, ma io l'ho pagato sinceramente una cavolata. Ecco ragazzi, mo vi faccio vedere un pochino il gameplay. Ha una ambientazione stupenda. Dici. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, è proprio come gioco. In caso se mi vedo, ecco, sono bastardo, ma cioè. Zio! Ciao! No, mi stavo antipatico. Ecco ragazzi. Oh, stai fermo, PS2. Ecco, non mi trovo bene qui, come vabbè, se... Ah, vaffanculo! Vabbè, ragazzi, insomma, è bello sto gioco, mi consiglio di... Pure se lo pagate, non fa niente, ve lo consiglio perché è un buon... Cioè, ne vale la pena, sinceramente. Ecco, devo assassinare il tizio e l'ho già fatto. Assassino pure lui, tanto non mi fa un cazzo. Ragazzi, sto dicendo... Questo gioco l'ho pagato 99 centesimi perché era in offerta e ho detto inizio 99 centesimi a posto di 6 euro, cioè cacchio. Ragazzi, sentite? Mi piace troppo quando lo fa. Io vi consiglio di scaricartelo. Sono 99 centesimi spesi molto bene, cioè ne vale veramente la pena secondo me, almeno per me. Uè, gomba com'è? Sì, tu balla, pa. Zio. Dai. Ecco, con colpo l'ho già messo KO. Ecco, ragazzi, quando è visto, cioè è notato, stranamente il personaggio corre come Bolt. Cioè, Bolt quando ha fatto i 10 secondi, 100 metri, pure non mi ricordo quando ha fatto di metri. Ecco, lui lo supera. Fa in 10 secondi mezzo chilometro. Ragazzi. È davvero, cioè, quello è davvero come un pazzo. Ma mi faccio notare e vi faccio vedere. Ecco, questo qua corre normale. Ed è parecchio lento. Se io vado da tizio, ci faccio. Gomba, guarda, è tappato. E guarda. Ecco, ragazzi, guardate. E va a fare così, ma cacciato niente. Ma guardate come corre. Cioè, guardate. Cioè, vi rendete conto? Corre come. Boom. Però io ora faccio così. Vaffanculo! Sì. Ciao, gomma, ti ho fatto proprio a spiedino, va. Ragazzi, non vi ho fatto vedere l'abilità. Andando avanti alla storia, più andate e sbloccate punti abilità, appunto, avrete molte più possibilità di sbloccare, cioè più possibilità di fare livelli molto più furtivi. Ad esempio la vista dell'aquila, o l'occhio dell'aquila, un cazzo, non mi ricordo. So, qua ti fa vedere tutti i nemici e gli obiettivi in giallo, mentre i nemici e i capi in rosso. I capi ovviamente il rosso più forte. Vabbè, poi ovviamente dopo un po' si scarica. Io ho l'abilità del pugnale, che lo faccio in 57 metri, cioè in 10 metri, 10-12 metri, no, lo posso attivare. Mentre se allontano 1 km col cavolo che me ne tiro. E papacu! No, non ti ho detto di qua. Oppure un'altra abilità, sempre dei pugnali, però che ne tira cioè molto di più. Però in metri diversi. Ad esempio, questo. Ecco, l'ho fatto a scuola pasta. Come si suol dire da dove le nostre parti. Welcome back. Ecco ragazzi, io me ne dovrei andare perché la missione è finita, cioè il primo capitolo alla France è finito. Sì, non ti preoccupare. Buonanotte. Cammino alla sexy. Proprio alla me la sento. Tan 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 tan. Tam. Giro. Tam. 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 Vabbè, basta. E mo' corriamo. Ah, si può pure nascondere. Vabbè. È normale, un assassino. E quando siete notati e vi nascondete. Vabbè, quando siete notate,
Non vi fa nascondere. Quando la guardia sono in allarme, vi nascondete e praticamente scende subito la vostra notorietà, insomma. Cioè, diventate anonimi in 3 secondi, dai. Ah no, 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 voglio fare così. Voglio fare un salto alla Bolt. Ok. Vabbè, si è buggato, ma lasciate stare. No, si è buggato il gioco. Si è buggato il gioco, ma che sfiga. Cioè, ragazzi, si è buggato il gioco. No, perché proprio ora? No. Vabbè, ragazzi, siccome non mi fa finire la missione. Vaffanculo, guarda qua, si è buggato il gioco. Muoviti, cazzo. Muoviti. No, cioè, ragazzi, si è buggato il gioco, è la prima volta che me lo fa. Vabbè, siamo magari già. Tanto eravamo andati là, alla fine abbiamo finito il livello. Quindi possiamo fare pure andare la missione, tanto l'abbiamo già fatta. Sì, non abbiamo coglioni. Ragazzi, si è buggato il gioco, non so che cazzo è successo, vabbè. La prima volta che me lo fa, davvero, giuro. Ci sto giocando da parecchi giorni, 3 giorni. Non mi ha mai buggato. Ma stavolta ho detto no, stai facendo un video e mi buggo, va ancora, la faccia tua. Grazie Assassin's Creed, grazie, troppo gentile come al solito. Ragazzi, nella prossima missione, oppure nel prossimo video, ma fa quel cazzo, mi serve lo scambio pericoloso. Nel prossimo video vi porterò sangue da spargere. Non vi dico perché lo scoprirete nel prossimo video. Niente ragazzi, se questo video vi piace lasciate tanti like, commenti, abstergo. Perché sono abstergo? Facebook, non ci sono su Facebook. Vabbè, Twitter. Ragazzi, qua c'è pure un mercato, mi sono dimenticato di dirlo. Potete comprare oggetti come i soldi mercati, che solamente che quando vedo costano molto. Mi secondo cosa, anzi sì, sorte. Ragazzi, se questo video vi piace lasciate tanti like, tanti co commenti, e niente raga, mi aspetto nel prossimo video, non so più cosa dire, da PS2 Forever, vabbè, da PS2 Forever, mi sto facendo il gioco e il problema, che saluto a proposito, è tutto ragazzi, vi raccomando, se volete un'altra parte di Assassin's Creed Identity, fate arrivare questo video a minimo, 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 minimo a 4 mi piace. Raggiunta la soglia di 4 mi piace, oppure superata la soglia di 4 mi piace, porterò la seconda parte di Assassin's Creed Identity. O la storia, oppure giochi così, tipo contratti che fate missioni a cazzo di cane. Che ogni non so quanto di tempo si aggiornano. Cioè, queste missioni qua sono infinite. E ti danno pure premi. Ragazzi, non so che dire, ho detto già tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao, raga.